Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come armare il vostro Darkside, in questo caso parliamo del Sagemar Darkside 130, e farlo diventare un fucile vuoto ad un fucile pronto per l'asperto. Esattamente da così a così. Iniziamo a vedere che cosa ci servirà per montare il nostro Sagemar. Partiamo dal mulinello, io uso un Predator Reel 70, e dal Dyneema. In questo caso uso il Mono Red da 1 e 2 e ne vado a mettere 100 metri. Per andare a realizzare l'attacco della GoPro invece utilizziamo l'Uniclap staffa universale della Sagemar, che l'andremo a fissare con queste quattro fascette più un po' di nastro termosaldante. Infine, per le ultime migliorie e per legare l'asta avremo bisogno del nylon, io in questo caso uso l'acid green della Sagemar, ed anche di una piccola fibra ottica da andare a montare in cima alla testata del nostro pneumatico con un po' di Attack. Io in questo caso l'ho presa di colore giallo. Per andare a fissare gli slits del nylon io utilizzo queste comode pinze della Sagemar, mentre per andare a montare il mulinello ci vorrà qualche chiave e qualche attrezzo. Dopo aver visto che cosa ci servirà per trasformare il nostro pneumatico, possiamo partire con il video tutorial. La prima cosa che facciamo per andare a montare il nostro mulinello è quello di andarlo a smontare. Quindi togliamo il pezzo principale che lo tiene unito per arrivare a queste due piccole viti che andranno a legarsi esattamente qua. Una volta montato perfettamente il corpo del mulinello, possiamo andare a rimontare la sua bobina. Come vedete, grazie a questa ultima innovazione che si trova negli ultimi pneumatici della Sagemar, non abbiamo più bisogno di utilizzare queste parti qua, che prima andavano a fissare nella plastica il corpo principale del mulinello. Essendo già fissate, questo ci permette di avere una maggiore resistenza a livello di mulinello e di corpo. Adesso, una volta montato l'intero mulinello, possiamo andare ad imbobinarlo. Io lo imbobino con il Mono Red da 1,20 e ne vado a mettere 100 metri. Proviamo a fare una magia. Eccolo qua, Mono Red insagolato. Adesso andiamo a montare la staffa per la GoPro e poi passiamo all'asta. Ecco qua la staffa. La prima cosa che dovrete fare è quella di montare questi O-ring in ogni foro, così da avere più grip sul carbonio. Una volta inseriti tutti gli O-ring nella staffa, andiamo prendere la staffa Inox Sagemar per l'Action Cam e la andiamo a montare nella Uniclap prima di andarla a fissare al nostro pneumatico. Una volta fissata esattamente in questo modo, possiamo andare a montare la nostra staffa sopra il nostro pneumatico. Una cosa che vi consiglio è di andare a creare questo piccolo spessore con questo nastro termosaldante, in modo tale che quando andrete a mettere la staffa, esattamente nei punti dove andranno a toccare le due dita che stanno sotto, non si scioperà il carbonio e non andrete mai ad intaccare. Esattamente così. Vedete? Tocca sul nastro e non tocca sul carbonio. Potete utilizzare magari delle viti più precise, però
è difficile riuscirle a trovare della dimensione perfetta. Ok, adesso abbiamo messo le fasce e la nostra staffa è perfettamente fissata al nostro pneumatico. Come vedete, le fasce vanno inserite ad incrociare, quindi vanno messe così. A questo punto andiamo a nastrare tutto sempre con il nostro nastro termosaldante e il lavoro su questo punto di vista è pronto. Eccola qua, pronta! La nostra staffa adesso è perfettamente saldata al nostro pneumatico. Non ci manca che montare la fibra ottica con l'ATTAC e siamo pronti. Una volta montata anche la nostra asta con ben 3 passate di nylon, il nostro Dark Side è finalmente pronto. Ed è passato dall'essere vuoto all'essere pronto per la pesca. Questo fucile io lo andrò ad utilizzare prevalentemente per la pesca all'aspetto, anche perché essendo molto lungo, Dark Side 130 è lungo come un 115 a gomma, quindi essendo molto lungo in tana diventa scomodo. Spara veramente molto forte e l'ho caricato a 26 bar, quindi non vedo l'ora di andare in mare, provarlo e vedere come spara questo fucile. Ragazzi, per questo video tutorial è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo in un prossimo video e vi dico già che stanno arrivando delle novità molto belle, ci vediamo sul gommone.